Quanto costa la salute? Dipende, verrebbe da dire, perché sembrerebbe che alcuni ticket sanitari siano più alti rispetto al massimo consentito. La denuncia arriva da Raffaella Sensoli, capogruppo in regione del Movimento 5 Stelle, che chiede un intervento dell'Assemblea. Nonostante sia passato più di un anno dall'approvazione della nostra risoluzione sull'abbattimento dei costi dei ticket regionali per alcune prestazioni sanitarie, spiega la Sensoli, purtroppo si verificano ancora dei casi dove i pazienti sono costretti a pagare una cifra addirittura superiore, dice, a quello che dovrebbe essere il tetto massimo consentito. La consigliera regionale riporta un caso di Imola per un esame del sangue per la tiroide, ma segnalazioni sarebbero arrivate anche da altri territori. Chiediamo alla regione, spiega, di attuare una modifica urgente al sistema per evitare che casi del genere si ripetano. Vogliamo capire se si tratta di una svista colossale del sistema oppure la conferma che si sta cercando in tutti i modi di spingere i cittadini a rivolgersi al privato, visto che come in questo caso si potrebbe godere dello stesso servizio al medesimo prezzo, con tempi di attesa però notevolmente inferiori. Questo sistema sta creando problemi alla sanità pubblica per l'ammortamento delle strumentazioni, conclude Raffaella Sensoli. Sembra che ci sia una volontà di travaso di utenza verso il privato, dice, tendenza che è legittimata anche dall'acquisto di servizi dal privato da parte delle ASL, che rinunciano a potenziare le proprie strutture scegliendo di comprare pacchetti di prestazioni dal privato.